Abemus Ponte. Dopo gli ultimi ritocchi, lunedì prossimo la nuova struttura, tanto attesa e discussa, verrà installata tra l'Arzilla e il Lido di Fano. Oggi infatti è stata ultimata e già domani verrà trasportata in un'area cantieristica della città. Più snello e leggero rispetto al preesistente, il ponte in acciaio zincato con una verniciatura di colore bianco atta a garantire la durata nel tempo della finitura, dato l'ambiente marino in cui sarà montato. Questa mattina il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche ha fatto visita all'azienda di Bellocchi di Fano che ha realizzato l'impalcato. C'è stato un ottimo lavoro di squadra con il Comune di Fano, ha detto Minardi, reso possibile grazie a un investimento messo in atto dalla Regione pari a un totale di 136.000 euro. Chiediamo scusa ai cittadini e agli operatori della zona se qualche disagio c'è stato, ma abbiamo preferito, anziché mettere a posto un piccolo ponte anche brutto dal punto di vista estetico, realizzare questa che è un'opera che rimarrà per i prossimi 100 anni. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, oggi siamo nelle condizioni di poterla presentare alla città, dalla prossima settimana sarà operativa, credo che i fanesi, non solo i fanesi, saranno in grado di apprezzare questa che è una bella opera dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista architettonico, che abbellisce complessivamente tutta la zona del Lido e dell'Arzilla. L'inaugurazione ufficiale avverrà mercoledì 7 agosto alle 18.45 con il sindaco Massimo Seri e il presidente della Regione Ceriscioli. Lunedì intanto Fano TV seguirà passo passo la posa in opera che comincerà alle prime ore del mattino. L'area interessata ai lavori sarà interdetta al traffico pedonale e veicolare e il guado provvisorio sul torrente Arzilla resterà chiuso per ragioni di sicurezza. È un ponte di 2,50 m di calpestio, 36 metri complessivo lungo, 12.000 kg di peso dell'acciaio, 18.000 kg complessivo con il piano di calpestio in legno. Essendo stato realizzatore anche del primo ponte, ci tenevo tanto a farlo. Ed è stato un orgoglio, un impegno farlo e anche una soddisfazione.